Motore, partito. Buio in sala. Appuntamento al cinema con Francesco Gesualdi. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma pure i cartoni animati? Certo, anche quelli. Eccolo, Francesco Gesualdi, buongiorno. Buongiorno a tutti, a te Marcello. E entriamo subito nel vivo del programma con il trailer del film che presentiamo oggi e che appunto è in uscita nelle sale romane e italiane per questo weekend. Povero diavolo. Per fortuna aveva pagato. Oh, insomma, se ne vuole andare, adesso chiamo la polizia. Oh, scusi, lavoriamo nello stesso settore. Se ne deve andare, ha capito? Si tolga di qua, terrorista! Buonasera, Laika. Sono rientrato. Sì, lo vedo. Hai lavorato molto bene oggi. Mentre io preparo la cena, tu hai tempo di andare a prendere un aperitivo. Però non spenderli tutti. Mi porto Laika con me, così potrà riportare il resto a casa. In attesa di collegarci con Valerio De Paolis, che è il... Eccolo, è arrivato. È in linea, pronto Valerio? Buongiorno, come va? Tutto molto bene, grazie. Meno male. Sono molto contento di poter presentare questo film oggi, perché si tratta di un film, Miracolo alle Havre. Che tra l'altro, Miracolo alle Havre, certo. Certo, un tuo film che è stato presentato a Cannes, ha avuto un consenso unanime di critica e chi l'ha visto ha molto apprezzato. Si tratta di un film che mette al centro la solidarietà, l'uomo, la possibilità di poter darsi una mano di fronte a problemi che spesso sono anche più grandi di noi. E perché tu hai preso questo film? Bah, ho preso questo film perché storicamente la BIM, che è la società che io dirigo, lavora con carismachi a prescindere dalle storie che fa, dalle storie che scrive, dalle storie che dirige. A prescindere non significa che noi non ci occupiamo del tipo di storie, ma chi conosce Kaurismäki sa che Kaurismäki è un solitario, è un artista solitario, anomalo, un po' fuori dagli schemi, che mette al centro dei suoi racconti sempre dei personaggi un po' insoliti, un po' marginali, un po' stralunati, ma che hanno fortissimo il senso del sociale, della presenza degli altri, del rispetto degli altri, dell'aiutare gli altri. E quindi adesso non che noi facciamo un cinema solo in quel senso, ma i temi sociali, i rapporti tra le persone, la rappresentazione della realtà in un contesto che a me, che vorrei che fosse più abituale nella società, ecco, quello a noi ci interessa, a me interessa molto, ecco perché abbiamo preso questo film. Mi sembra che questo film è pieno di tematiche molto attuali, nel senso che si parla di immigrazione, si parla di come una comunità può aiutare a venire fuori dai problemi. Molta speranza e tanto ottimismo. Beh sì, io insomma, questo è tutto vero. Alla base e sottostantemente a questo c'è, cioè, che questo film si occupa dei sentimenti, che sono i sentimenti, sono le energie, sono le forze che dovrebbero guidare, i sentimenti, i buoni sentimenti naturalmente, come appunto voler aiutare gli altri, rispettare le persone a cui si vuole bene, cercare di essere altruisti, accontentarsi di quello che si ha. Adesso non è che voglio fare una cosa troppo veltroniana, ma perché poi questo film si chiama Miracolo appunto perché i miracoli esistono, insomma sì, poi esistono ma non esistono, quindi è un film, è una specie di favola, è un racconto del quotidiano, di come Kaurismäki vede attraverso la lente del suo ottimismo, della sua dolcezza del vivere, quella che potrebbe essere la società con certi rapporti privilegiati al centro, ecco direi. Ecco Valerio, possiamo dire che questo è un film
che mette al centro della discussione che poi inevitabilmente si apre dopo la visione di un film di questo tipo, mette al centro la bontà in un mondo dove i ragazzi vengono formati al paraculismo, alle scorciatoie, al non pensare a quello che fanno gli altri perché devi andare dritto per la tua strada. Mi sembra un sano ritorno alla centralità dei rapporti umani e degli individui. Sono d'accordo. Io veramente non penso che sia un film buonista, penso che oggi c'è molta superficialità nelle relazioni, perché anche la vita è così veloce. Io vedo per strada, non c'è più nessuno che cammina, tutti stanno con un telefonino in mano, mandano un messaggio, ricevono un messaggio, telefonano a qualcuno, parlano da soli, ma voglio dire, fino a 10-15 anni fa per strada si camminava, in tassi si guardava fuori dal finestrino. Ormai è tutto così rapido, veloce, caotico, che effettivamente c'è poco tempo un po' per dedicarsi agli altri. E questo film mi fa piacere, perché ho letto una delle varie critiche buonissime che sono uscite su questo film. C'è un giornalista che tu naturalmente conosci, che si chiama Anselmi, che sì. Titola il suo pezzo "Un film che ci fa sentire i migliori". Ecco, e questo mi sembra un commento buono. Allora, nel consigliare questo film, che si può vedere a Roma al Quattro Fontane, all'Eden, al Greenwich, al King, al Tibur, a Roxy Parioli, al Nuovo Olimpia in versione originale, ovviamente con sottotitoli, e io volevo ricordare un attimo chi è Valerio De Paolis, perché io credo che chi ama il cinema debba molta gratitudine al fondatore della BIM, e cito solo qualche film che tu hai portato nei nostri schermi. E a cominciare da Camera con vista, Segreti e bugie, che tra l'altro vinse la Palma d'Oro a Cannes, La tigre e il dragone, che vinse 4 premi Oscar, Il favoloso mondo di Amélie, Le invasioni barbariche, e fino allo straordinario Il concerto, che un paio d'anni fa ha furoreggiato per tutti gli amanti del cinema. Ecco, Valerio, e tu riesci sempre, e sei famoso nei mercati e nei festival, perché riesci ad arrivare sempre un attimo prima dei tuoi concorrenti. Ma qual è il tuo segreto? Non lo so, ma non c'è un segreto. Io penso che sia una cosa che nasce molto dalla passione e dall'aver... non so, insomma, intanto ti ringrazio moltissimo per le tue parole, che mi hanno un po' anche commosso, ma un po' emozionato, ma... cioè, questa cosa di arrivare prima è che io ho chiaro in mente quello che mi serve, quello che penso che è giusto che io faccia, quello cioè il cinema è tante cose, è intrattenimento, è divertimento, è risata, è far venire la paura nello spettatore, per carità, ma sono tutte cose che vanno benissimo. Io all'interno di tutto questo caleidoscopio di cose ho ben presente quello che voglio fare io, e quindi vado sempre e costantemente alla ricerca di certi temi, di certi argomenti, di certi registi, di certe cinematografie, bla bla bla. E quindi evidentemente questo mi serve per arrivare, poi non è che io arrivo sempre prima, insomma. Quasi sempre, ma io mi riconosco una buona attitudine a comprare, e poi effettivamente dei film che negli anni molti hanno avuto un certo successo, ma perché sono ben fatti, perché poi io seguo gli autori. Gli autori sono quelli che danno la linfa, cioè sono quelli che hanno a loro volta, che affrontano dei temi anche delle volte difficili, ma che possono interessare di più il pubblico, perché il cinema è molto iterativo, no? Cioè le commedie, poi, certo. Cioè, i tempi delle commedie sono quelli, cioè, questi film sono abbastanza un po' personali, sono un po' tagliati sulla personalità, sulla cultura, sull'intelligenza, sulla sensibilità dell'autore che li fa, e quindi vengono spesso dei film che sono un po', come dicono le persone ogni tanto con le quali parlo, ma tu hai distribuito un film particolare. Ecco, quando mi dicono particolare io ho capito che
che siamo un po' in quella linea di film un po', non dico insoliti, ma che non sono, che non si assomigliano molto troppo agli altri che hanno. Posso dire una cosa? Certo. Tra pochi giorni esce un altro film che penso sia molto bello, che si chiama The Artist, l'artista. È un film in bianco e nero muto. Quindi anche quello è stato a Cannes, ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile. È un film, quello veramente fuori dall'ordinario, perché appunto è in bianco e nero e muto, ma è bellissimo e sta sfondando i botteghini dovunque esce, quindi mi raccomando di andarlo a vedere. De Paoli, piccolo io, messaggio pubblicitario. Ecco, no, ha fatto bene, ma io voglio aggiungere una cosa a quanto brillantemente già detto da Francesco. Io mi chiamo Marcello Micci, sono un collega di Francesco qui in studio, sì. Buongiorno a lei. Dunque, lei diceva non ci sono segreti, ha perfettamente ragione, bastano la sua cultura e la sua sensibilità, perché poi bisogna dire anche che chi non ha coraggio, per esempio, di fare quello che fa il nostro brillante interlocutore, non ha neanche il responso da parte del pubblico, come invece ha avuto De Paolis quando ha avuto il coraggio, per esempio, di distribuire Concerto, come ha avuto il coraggio di distribuire Invasioni barbariche, come ha avuto il coraggio di distribuire tutti i film per i quali c'era l'indice di rischio altissimo, no? Perché era rischio d'impresa. Il pubblico ha risposto. Il pubblico ha risposto. Prendersi rischi fa parte di quella cosa che dicevamo prima. Appunto. Ecco. Cultura e sensibilità. E poi, sai, io credo che i suoi film vivano del passaparola. Il successo dei suoi film hanno la migliore pubblicità, che è quella del passaparola fra gli spettatori. Vai a vedere Concerto perché è un film che ti riempirà, vai a vedere Invasioni barbariche perché non lo dimenticherai, e si riempono le sale, no? Credo che sia così. Beh, insomma, qualche volta è successo, per fortuna, e andiamo avanti. Penso che questo film di Kaurismäki, che naturalmente non è un film di grandissima produzione, però penso che potrà piacere abbastanza, insomma, me lo auguro. Valerio, un'ultima domanda. Certo. Come lo vedi il cinema italiano? Ma io il cinema italiano lo vedo bene, perché anzi lo vedo veramente bene, perché noi in questo mestiere si ha la memoria corta, disgraziatamente, si guarda sempre indietro e non si valutano bene veramente come stanno le cose, ma il cinema italiano 10-15 anni fa era completamente sdraiato a terra e non c'era un'industria, c'erano pochi autori che facevano dei film così, guardandosi fortemente nello specchio e dentro l'obiettivo. E questo non era tanti anni fa, era 15 anni fa. Adesso, oggi come oggi, certo, forse quest'anno non è uscito un altro film di Zalone, non è uscito un altro Vado al Sud, ma non ha importanza, perché tra 3 mesi esce Vado al Nord, uscirà, esatto, un altro, sì, film di Zalone. Però voglio dire, oggi io vedo dei film che fanno 10 milioni, 15 milioni di incasso con dei registi cui nomi non sono famosi, cioè sono dei registi che sono al secondo film, al terzo film, non so, è uscito adesso, sono andato a vedere recentemente La peggior settimana della mia vita, credo che sia un esordio. È molto carino, sì. Cioè, Immaturi è un esordio, ma insomma noi questo dobbiamo pensare. Lo stesso Scialla è un esordio, ma questi sono dei film che non pretendono di entrare nella storia del cinema, ma sono ben fatti, sono prodotti professionali, hanno il merito di lanciare degli attori un po' conosciuti e anche un po' esordienti, di rimpolpare il parco attori, che è molto importante. Io penso che, insomma, poi gli autori noi ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo, basta guardare, non so, il film di Sorrentino, Garone sta facendo un altro film che sicuramente andrà a Cannes, e via dicendo. Quindi io non lo so, penso ottimismo che... come il film, ma io penso di sì. Miracolo alle Alpi, io penso di sì. Mancano le sale, cioè il vero problema, lo so. Il problema centrale, anche finisco, dei film come quelli che posso distribuire io, noi distribuiamo i nostri film in 70-80 sale in Italia, cioè una cosa assurda, certo, assurda, certo. Le famose sale di città, le famose quelle, ma possibile, cioè, però diventano sempre meno, è una cosa un po' insensata, ecco, e veramente questo è il vero nodo. Va grazie, bene, Valerio. Buona giornata e grazie infinite. Grazie. Per tutti i vostri complimenti che mi hanno fatto molto bene. Grazie. Grazie, complimenti, ciao. Ancora a lei. Parlavamo dello stato di salute del cinema italiano con Valerio De Paolis. E ne parliamo adesso con Riccardo Tozzi, che è il presidente dell'ANICA, l'associazione
che è la Confindustria del cinema, diciamo, che raccoglie tutti gli asset dell'industria cinematografica italiana. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, l'altro giorno hai presentato insieme agli esercenti, ai distributori e ai produttori lo stato di salute del cinema italiano e mi sembra che anche quest'anno il saldo è positivo e possiamo dichiararci un po' tutti soddisfatti.